Buonasera a tutti. Oggi è un giorno importante per l'ICATA, per il ICATA Calcio, soprattutto per la popolazione dei tifosi dell'ICATA. E credo che oggi sia, per il bene di tutti, sia finita la telenovela L'ICATA 1931. Era stata condotta una trattativa che purtroppo va avanti da tanto tempo e credo che in questo momento non ci siano le condizioni per poter rilevare l'ICATA Calcio, visto che comunque la vecchia dirigenza vuole portare avanti un progetto ed è giusto che sia così. Per quanto mi riguarda, per il bene dell'ICATA, per gli amici dell'ICATA e per coloro che credono soprattutto al buon successo dell'ICATA Calcio, il sottoscritto insieme al suo gruppo penso che farà di tutto per il bene dell'ICATA Calcio andando via, ma non in malo modo, anzi io devo ringraziare la popolazione, devo ringraziare l'amministrazione comunale, l'avvocato Balsamo che ha fatto un'accoglienza veramente incredibile, veramente molto bella. In questa esperienza, nonostante magari le mille difficoltà, insomma, non solo delle vicende dell'ICATA, credo che è stata un'esperienza molto molto positiva perché per quanto mi riguarda personalmente, ho avuto la possibilità di incontrare tanta bella gente in mezzo alla strada, fare tanti tanti amici. E dico solo a tutti gli sportivi dell'ICATA di voler il bene all'ICATA Calcio e per il bene di tutti credo che sia opportuno da parte mia del gruppo di in qualche modo di farsi da parte senza in qualche modo interferire o magari creare delle interpretazioni un po' errate. Quindi da parte mia dico un in bocca al lupo a tutti e credo che questa dirigenza, visto che sono dell'ICATA, faranno credo il loro meglio per portarla avanti. In questo contesto rientrano anche, lei parlava del gruppo, il signor Consolini e il signor Guarino, andare via tutti insieme? Beh, chiaramente io rappresento anche la volontà di questo gruppo e in questo momento credo per il bene della ICATA e della città di ICATA, per non interferire o creare ambiguità o malintesi come sono successi in questi ultimi periodi, credo che la cosa migliore è dare lo spazio a chi di dovere, insomma, gente che è delicata. Allora, Angelo. Sì, quali sono stati i punti di non contatto? No, ma non credo, io non è mio costume e stile fare polemica, non ci sono le condizioni a livello societario, ci sono delle convergenze e quindi credo che alla fine, cioè quando le parti non si sposano, è giusto che una parte si faccia da parte, per il bene chiaramente di tutta l'ICATA. Voi pensate di investire adesso su un'altra società calcistica oppure al momento non avete altri contatti? No, beh, l'unico investimento che voglio fare ora è andare al mare, pensare alla mia persona perché non ho fatto altro che stringere mani e l'ho fatto con molto piacere. Però credo che sprecare del tempo utile per tutti insomma, non sia il caso. Ora voglio prendermi qualche giornata di relax che penso che alla fine me lo posso anche meritare personalmente. C'era stata anche l'idea giapponese del signor Nogawa. Sì. Penso che fallisca insieme a voi. Queste... Ma io non lo chiamo fallimento. No, attenzione. Non lo chiamo assolutamente fallimento. Non come fallimento, cioè nel senso che non si possa concretizzare l'accordo per portarvi poi a dirigere l'ICATA in questo senso, non come fallimento. Ma noi avevamo un'idea, questa idea purtroppo non può andare avanti per dei motivi, quindi è giusto che un'altra idea vada avanti, per sempre per il bene dell'ICATA. Ultima domanda per me, perché non si è trovato il punto di contatto? Ci sono stati i motivi principali per cui non vi siete messi d'accordo, la vecchia e la nuova dirigenza. Un modo diverso di concepire il calcio. Quindi non c'è una questione economica? Non voglio parlare di questioni economiche o questioni di altro tipo. Io rispetto il lavoro degli altri,
credo che quando ci sono delle divergenze, per non andare oltre, è giusto che una parte si faccia da parte, sempre per il bene, perché, ripeto, non sono venuto qua per creare problematiche o creare sorte di non so, malintesi che possono sfociare in distruzione. Io, ripeto, mi sono affezionato alla città di Licata, alle persone che ho conosciuto, e credo che la migliore decisione è proprio quello di, in qualche modo, di farsi da parte per non intralciare il lavoro degli altri. Il vostro progetto ha subito dei cambiamenti negli ultimi giorni, visto le dichiarazioni che ha fatto il signor Sempervivo? Beh, io penso che ognuno abbia delle idee da portare avanti. Io non ho nulla in contrario nei confronti del signor Sempervivo, anzi, fa il suo lavoro e spero che lo possa fare nel miglior modo possibile, come tutta la dirigenza. Ripeto, quando non ci sono delle situazioni che possono alla fine andare avanti sulla stessa strada, è giusto, per il bene di tutti, che qualcuno possa rinunciare. E, ripeto, io non sono di Licata, e visto che si è parlato di un progetto che è stato iniziato, è giusto che vada avanti, insomma, niente di incontrario, ci mancherebbe altro. Mi sembra che non abbia risposto alla domanda. Ma io penso di aver risposto molto bene. Io penso che voglio il bene dei tifosi di Licata, della squadra di Licata, e voglio che alla fine tutto vada bene. Io ringrazio tutti personalmente. Ripeto, è stata un'esperienza molto bella, quindi a Licata ho fatto tante amicizie e penso che ci ritornerò a Licata, e voglio sempre bene a Licata Calcio, ci mancherebbe altro. Manterrete i contatti con la città di Licata? Ma ci mancherebbe altro, cioè in tutte le forme possibili e immaginabili. Cioè, Saverio De Benedictis è un essere umano, quindi come tale ha rapporti a livello umano con tante persone, con tutti, quindi non c'è nessuna forma di pregiudizio. Credo che nella vita, voglio dire, comportarsi bene al di là magari delle divergenze è la cosa più bella che c'è. Io rispetto un pensiero diverso ed è giusto che sia così. Due cose: alla Camera di Commercio spunta presidente il signor Sergio Consolini, giusto? Cosa succede? Ma io non vedo che non succeda nulla. Se il signor Sergio Consolini è il presidente, praticamente poi si farà quello che bisogna fare per poter in qualche modo trovare una soluzione per far andare tutto liscio. Nessuno imporrà dei veti oppure qualcuno vuole creare degli ostacoli, ma ci mancherebbe altro, signori. È una cosa lineare. A livello legale non ci penso nemmeno. Cioè, ripeto, a livello personale noi ci facciamo da parte con la massima serenità, non c'è stato niente di male, sono divergenze, può succedere, insomma, voglio dire, succede tra marito e moglie, quindi voglio dire, qua nessuno si è sposato, e a livello di mentalità, a livello di idee calcistiche, sportive, ci può anche stare, è normale nel mondo del calcio che le cose non possono andare come tutti vorrebbero, normale questo, niente di male. Io sul discorso, sul ragionamento, lo capisco e posso anche essere d'accordo con lei. Qualora fosse successo però il 3 luglio, il 3 settembre, siamo senza squadra, senza presidente. Io la squadra c'è, cioè, voglio dire, non è che hanno giocato la Coppa Italia con dei fantasmi o persone che hanno indossato una maglia presa in mezzo alla strada. La squadra ha fatto una buona prestazione ad Agrigento domenica scorsa, purtroppo ha perso, quindi poi ci penserà la dirigenza a fare le correzioni. Ripeto, ognuno è libero di decidere al proprio meglio le proprie decisioni, niente di male. Anzi, auguro a tutti gli addetti ai lavori di fare il proprio lavoro al miglior modo possibile, ci mancherebbe altro. Il vostro progetto prevedeva l'azzeramento della squadra attuale e un cambio tecnico? Ma il progetto poteva prevedere dei cambiamenti, quindi se non c'è una definizione, è chiaro che sono tutte ipotesi. Per ora l'unica cosa certa è che comunque il sottoscritto in questo momento si fa da parte, ripeto,
per il bene dell'Icata Calcio. Credo che ci sono degli uomini che la porteranno avanti e penso che la porteranno avanti nel miglior modo possibile. Anzi, gli faccio il mio migliore in bocca al lupo per la continuazione di questo campionato.